Vai. Buonasera, ciao. Buonasera, ciao. Siamo qui davanti all'inceneritore di Poggi Bonzi, io come portavoce in Parlamento, il portavoce in Consiglio regionale, il portavoce in Consiglio comunale, i cittadini, perché un anno fa, proprio alla Camera, il 12 settembre, fu votato un decreto, il decreto Sblocca Italia, che all'articolo 35 metteva gli inceneritori come impianti strategici per l'Italia. Renzi ha deciso che l'incenerimento è una priorità per questo paese ed è per questo che durante quest'estate, diciamo, mentre eravamo tutti quasi in vacanza, sono partiti i decreti attuativi di questo decreto che hanno permesso una delibera regionale. Questa delibera regionale ha fatto sì che proprio in questo inceneritore, così come in altri della Toscana, ma non solo, arrivassero rifiuti da extra regione. Quindi è un decreto che noi avevamo denunciato come scellerato, siamo stati come al solito inascoltati, anzi come al solito ci hanno accusato di voler bloccare quelle che erano le riforme, quelli che sono i decreti e le riforme importanti per far ripartire il paese. In questo decreto che serviva a far ripartire il paese c'era anche questo: far ripartire gli inceneritori, costruire nuovi inceneritori, dare una botta finale a chi aveva puntato sulla raccolta differenziata, quindi una gestione virtuosa dei rifiuti e il recupero della materia, ed è per questo che siamo venuti qui a protestare contro questo tipo di politica che serve solo all'interesse di pochi, non ai cittadini, sicuramente non alla salute dei cittadini e all'ambiente. Sì, siamo qui anche perché vogliamo denunciare l'atteggiamento sempre più mistificatorio, manipolatorio di una maggioranza che cerca di far passare come momenti di miglioramento del sistema dei momenti che sono veramente tossici. Nel caso degli inceneritori davvero è una idea tecnologica assolutamente tossica. Sappiamo che sono macchine velenose, macchine che avvelenano, con gravi problematiche di salute, in particolare tumorali ma anche respiratorie di molti cittadini. È certissimo questo fatto, ormai gli studi sono tantissimi, parlo da medico e dico che la scelta degli inceneritori è una scelta tossica, una scelta capace di avvelenarci, ma allo stesso tempo è anche una scelta manipolativa, perché come sempre si cerca di far passare i peggioramenti come se fossero dei miglioramenti per i cittadini. Avviene anche per la sanità, tagliano i servizi dicendo che miglioreranno i servizi stessi, al limite rimarranno uguali se proprio ci fossero degli sprechi, ma è veramente impossibile che si possa migliorare tagliando. Quindi vedete come questa maggioranza è una maggioranza di per sé tossica. Bisogna veramente starci attenti e presidiare continuamente. Non solo, i nuovi 12 inceneritori che ha proposto quest'estate questo governo, che è stato titolato più inceneritori per tutti alla certo qualunque, ed effettivamente Renzi è così, non solo non creano ricchezza, creano profitto. Profitto per qualcuno, per chi gestisce gli inceneritori, che sono tutti sovradimensionati rispetto alla mole, alle tonnellate di rifiuti che dovrebbero ricevere, e quindi si trovano a fare lo Sblocca Italia sempre per profitto, per far arrivare rifiuti da fuori regione. Vedete come sono già di per sé in anticipo dei criminali i nostri politici da questo punto di vista. Credo che si debba davvero continuare. Ora abbiamo 3 giorni importanti, il 7, l'8 e il 9, domani c'è una manifestazione a Firenze dei comitati contro l'inceneritore di Casse Passerini davanti al Consiglio regionale. Non a caso hanno voluto spostare la seduta del Consiglio regionale da domani a domani all'altro, quindi anche in termini mediatici cercano di evitare. E noi domani all'altro proporremo alla Regione di nuovo, visto che per anni dicono che sono per i rifiuti zero, una mozione basata sulla strategia rifiuti zero, che loro non sanno neanche che cosa sono. Voi pensate che Gatteschi, uno dei responsabili del PD per l'ambiente, addirittura ha detto che l'inceneritore è parte integrante della strategia rifiuti zero. La strategia rifiuti zero, lo ripeto, non prevede inceneritori e l'Europa ci chiede la riduzione degli inceneritori e noi si cerca di proporne altri 12. È una cosa scandalosa. Buonasera a tutti, sono il consigliere comunale di Poggi Bonzi.
Io hanno già detto tutto loro in grosso modo, perché la strategia rifiuti zero è quella che noi proporremo al nostro comune. E nella fattispecie però mi premeva sottolineare l'assenza della giunta, che non ha avvertito, perché questa vicenda dei rifiuti alla Brescia è venuta fuori dalla stampa, denunciata da un consigliere provinciale, e nemmeno dopo è venuta fuori sulla stampa si è sentito nessuno della giunta. La giunta è come se non esistesse, o meglio, noi cittadini è come se non esistessimo per la giunta, e questo è grave. Noi vorremmo sapere come vengono fatti i controlli, da chi, perché questi rifiuti non è che arrivano dal paradiso, insomma, senza discorsi filorazzisti, che la Calabria è terra infiltrata dalla malavita, è commissariata per il discorso dei rifiuti dal 97, non ha un piano rifiuti, tanto è stata richiamata e anche paga anche sanzionata, paga le multe all'Unione Europea, perché non ha un piano di smaltimento, non ha un piano organico, inciso sui rifiuti, e noi si accoglie questi rifiuti così come se niente fosse. Noi chiedevamo semplicemente che la giunta, chiederemmo che la giunta si facesse carico di questo, di rassicurare i cittadini, fermo restando che poi, insomma, quello che hanno detto loro, la strategia dei rifiuti zero è la migliore. Basta vedere i comuni amministrati anche da loro, dove c'è appunto, che hanno aderito a rifiuti zero, come funziona la raccolta. Capannori è un esempio. Capannori è stato il primo comune in Italia che ha aderito al progetto rifiuti zero e ha una differenziata che arriva attorno al 90%. Dice, noi ci siamo stati, fra l'altro, perché chi ci ha da insegnare, noi siamo sempre disposti ad ascoltare, e loro fanno una raccolta bellissima, hanno un sistema bellissimo, però non ci hanno leato. Loro non dipendono dal leato come noi, perché noi purtroppo si difende dal leato che decidano, fanno e disfanno. Anzi, loro ci esternarono la paura che anche lì gli venisse creato un carrozzone simile al leato e di fatto poi li vincolassero a fare come decide la regione. E niente, il discorso dei rifiuti noi lo porteremo avanti, perché è una cosa. Colgo l'occasione per esempio per parlare della fornace delle Piaggiole, dove tra le altre cose è stato effettuato un sequestro di rifiuti tossici, due mezzi più 2500 metri. Le Piaggiole hanno 15.000 metri di tetto in amianto, noi si è fatto interrogazione, ora si sta lavorando insieme alla giunta, tra virgolette, per far entrare dentro l'Urde, perché loro sono basati su una perizia fatta fare dalla proprietà, una perizia che ha dato 3 anni di tempo. Se una perizia che te paghi ti dà 3 anni di tempo, ci sta che magari sia un pochino più urgenza. Comunque porteremo avanti questo, come porteremo avanti il discorso delle tubazioni per le condotte idriche. Poggibonsi ha 15 km circa di tubazioni in cemento amianto e anche lì stiamo lavorando, siamo riusciti a portarlo in commissione, la sostituzione eventuale delle tubazioni, perché poi naturalmente non c'è soldi, la compagnia non ha disponibilità, comunque stiamo lavorando anche su questo. Ok, grazie. Grazie, ci ricolleghiamo più tardi con la diretta streaming, siamo a Poggibonsi, proprio vicino all'inceneritore. Gianni. Una giornata importante perché i rifiuti sono un tema quotidiano, cioè qui passano camion di continuo, e bisogna rendersi conto che tutto quello che viene trasportato da questi camion sono i rifiuti che noi produciamo a casa. Quindi se noi stiamo attenti a casa e comunque ci impegniamo al massimo, il comune non ci propone un sistema che consenta veramente di fare una differenziata di qualità, e per fare questo ci vuole solo esclusivamente un porta a porta, non esistono sistemi alternativi per fare una differenziata di qualità. Queste sono le conseguenze. Poi ovviamente chi ci mangia negli inceneritori, e quindi mi riferisco alla politica che da sempre governa queste aree, ovviamente non si pensa a quella che può essere la salute dei cittadini, ma si va sempre e solo esclusivamente a pensare a quello che può essere il profitto. Com'è possibile che in quest'area qui debbano venire
stoccati e bruciati tonnellate e tonnellate di rifiuti provenienti dalla Calabria, una cosa abominevole. Se ci riflettiamo un attimo però e facciamo un ragionamento molto semplice, comprendiamo che se riciclassimo e se differenziassimo il più possibile, probabilmente l'inceneritore non avrebbe ragione di esistere. Invece, laddove magari c'è una buona percentuale di differenziata, che cosa si fa? Si importa altri rifiuti dove magari ci sono delle zone che fanno una bassissima percentuale differenziata, in modo da poter giustificare l'utilizzo dell'inceneritore. Questo comporta profitti chiaramente per chi gestisce tutto il ciclo dei rifiuti e le società di smaltimento. Poi hanno detto bene prima i consiglieri, sia Quartini che Cucini hanno sottolineato questa cosa. Se non cambia la strategia, e mi sembra che non ci sia la volontà di volerla cambiare, perché con lo sblocca Italia vogliono prevedere la costruzione di due nuovi inceneritori, e quindi per far sì che altri due inceneritori funzionino come si deve fare, bisogna ovviamente far sì che provengano ulteriori rifiuti da incenerire. Questo purtroppo a scapito della salute dei cittadini. Grazie Gianni. Allora invito tutti a ricollegarsi fra poco. Sì, fra un po' ci ricolleghiamo e proseguiamo con le nostre interviste ai ragazzi del presidio, ai cittadini. Ho visto che sono presenti anche dei comitati a difesa del territorio, per cui dopo sentiremo anche le loro voci. Il governo Renzi che potrebbero realizzare 900 posti di lavoro con la strategia rifiuti zero, se ne potrebbe realizzare 10.500. E questo la dice lunga su come il Movimento 5 Stelle è un movimento davvero orizzontale e non accetta questo concentramento del potere su pochi. Anche i rifiuti rappresentano proprio un modo per vedere come si può esercitare una democrazia partecipata. Ecco, in questo ambito, soprattutto in questa iniziativa, si pone l'attenzione anche sulla salute dei cittadini. Assolutamente sì, da medico continuo ad affermare una cosa molto banale: siamo prudenti, siamo molto cauti con l'idea di utilizzare gli OGM perché non sappiamo se fanno male alla salute, ma gli inceneritori che siamo certi facciano male alla salute li accettiamo. È una cosa dal nostro punto di vista assolutamente irricevibile.